Dolcezza, per prima cosa tagliamo il broccolo a cimette e lo laviamo, dopodiché lo sbollentiamo in acqua bollente per alcuni minuti. Deve ammorbidirsi ma non stracuocere, perché poi le andremo a fare un'altra seconda cottura in padella. Nel mentre, in un'ampia padella, andiamo a mettere un giro d'olio, la cipolla tritata, l'aglio e i filetti d'acciughe sott'olio. E per facilitare la cottura della cipolla possiamo utilizzare l'acqua di cottura dei broccoli, che ci servirà anche per cuocere la pasta, quindi non la buttare. Possiamo unire il broccolo e qui nella padella vado ad aggiungere anche le spezie, pepe e curry, ma col sale facci piano perché già ci sono le acciughe che donano salinità. Concentrato di pomodoro o sugo, uvette e pinoli che io non ho, però andrebbero messi. Copro con il coperchio e lascio cuocere per alcuni minuti. Intanto in un'altra padella vado a fare la panatura che andrà a ricoprire ogni piatto. Quindi verso un filo d'olio. Poi ci rimetto nuovamente i filetti d'acciughe. Lascio che le acciughe si sciogliano. Dopodiché metto anche il pangrattato. Cuocio la pasta e la condisco con il condimento. E mantechiamo il tutto, aggiungendo anche un pochettino di parmigiano. C'è chi lo mette e c'è chi no, ma sinceramente secondo me ci sta bene e non vedo perché non metterlo. Impiattiamo e serviamo con il pangrattato ed un filo d'olio. Dico questo piatto a mio nonno che amava particolarmente questa pasta.